L'associazione Telefono Donna presenta Letti per voi. Buona lettura. Benvenuti nello spazio Letti per voi, gestito da Telefono Donna, l'associazione che si occupa di donne maltrattate, vittime di violenza, bisognose di aiuto e che qui a Cuneo si trova in via Carlo Emanuele al numero 37, telefono 0171 63 15 15. Il libro di cui vorrei parlarvi oggi si intitola La verità sul caso Harry Kéber e è il secondo romanzo di Joël Dicker, edizione Bompiani, ed ha avuto un grande successo di pubblico e di critica, ottenendo il Grand Prix des Romans dell'Académie Française nel 2012 e nello stesso 2012 l'ambitissimo premio Goncourt. La trama è apparentemente semplice. Estate 1975, Nola Kelligan, una quindicenne, scompare misteriosamente nella città di Aurora, nel New Hampshire. Le ricerche non danno alcun esito. Primavera del 2008, Marcus Goldman, giovane scrittore di successo, sta vivendo il blocco dello scrittore, si sente totalmente privo di ispirazione, ma accade qualcosa di imprevisto. Il suo amico e professore Harry Kéber, uno degli scrittori più stimati d'America, viene accusato dell'omicidio di Nola Kellergan, il cui cadavere viene trovato per puro caso nel giardino della sua villa. Convinto dell'innocenza di Harry, Marcus Goldman va nel New Hampshire per cercare la verità. La verità sul caso Harry Kéber è un fiume in piena che travolge il lettore, legandolo a sé dalla prima all'ultima pagina. Scritto con brio e capacità di ritrarre personaggi svariati e interessanti, merita senz'altro di essere letto. La verità sul caso Harry Kéber, l'autore è Joël Dicker, l'edizione è Bompiani. Il libro vi è stato presentato da Telefono Donna, l'associazione che si occupa di donne maltrattate, vittime di violenza, bisognose di aiuto e che qui a Cuneo si trova in via Carlo Emanuele al numero 37, telefono 0171 63 15 15. Le volontarie sono in sede il lunedì e il venerdì mattina 9:12, il martedì e il giovedì pomeriggio 15:18:30. A presto con Letti per voi. Avete ascoltato Letti per voi, a cura di Telefono Donna.